Nell'ottobre del 1966 il coro Marmolada fu invitato ad esibirsi presso l'auditorium del Centro Europeo di Ricerche Nucleari, il CERN di Ginevra, ed era la prima volta che il complesso veneziano si recava in tournée all'estero. Ci ritrovammo tutti presso la sede dell'ANA di Venezia, che allora era in Corte dell'Orso, e immortalammo la partenza con una foto in campo San Bartolomeo, per i veneziani San Bortolo, ai piedi della statua di Carlo Goldoni. Raggiungemmo Ginevra con circa 12 ore di treno e fu un viaggio, pur se lungo, molto allegro anche per la gioia di presentarci presso un'importante istituzione scientifica europea. Ma vi voglio raccontare del concerto della prima sera, quello del 6 ottobre. Ne tenemmo un altro la sera dopo. Concerto del 6 ottobre che fu registrato con successiva produzione del primo long play. L'auditorium, i cui posti erano circa 800, era pieno. Noi eravamo tutti giovani e anche se spensierati, tuttavia ci sentivamo notevolmente impegnati. Dopo le presentazioni iniziali in francese da parte dell'ingegnere Amato, un italiano che era il responsabile dei calcolatori del CERN, iniziammo il nostro repertorio. Il primo canto in programma fu Sul ponte di Bassano. Alla fine del canto, applausi scroscianti, ma già durante gli applausi e la presentazione del secondo canto, il maestro Lucio Finco venne vicino e ci disse: «Fioi, cosa gavè che si è distratti? Vardemme mentre ti rigo!» Ed uno di noi gli disse: «Cioè Lucio, ma ti ha visto cosa che sei in prima fila?» Le prime file erano occupate da giovani dipendenti del CERN, tutte in minigonna, con le gambe in bella mostra e anche altro. Lucio si girò, sorrise, ma ci disse: «Guardere solo durante le presentazioni». E così fu. Il concerto proseguì con la massima attenzione da parte nostra alla conduzione di Lucio e fu un successo, con ripetute richieste di bis. L'ultimo brano in programma era Son venu da Montebello, un'allegra storia contadinesca a tempo di marcia, molto allegra, canto che nei nostri concerti in Italia aveva sempre ottenuto un enorme successo. E quindi ora ascoltiamo solo un pezzo, l'ultima strofa, proprio di quella esecuzione. Ma Ginevra ebbe un successo ancora maggiore, con una insistente richiesta di bis, ma nostra sorpresa fu la mattina dopo, quando, recandoci al bar interno al CERN a prendere il caffè, ma anche il pastis, i baristi, che poi erano tutti italiani, ma anche qualche dipendente in pausa caffè, come ci vedevano, iniziavano a cantare Son venu da Montebello. Di quella tournée, oltre ai ricordi personali, ci resta il ricordo sonoro del long play prodotto dalle registrazioni dei due concerti. Purtroppo la riproduzione, trattandosi di un LP di 55 anni fa, non è tecnicamente molto buona. Evidentemente il canto aveva lasciato il segno, tanto che al CERN di Ginevra ritornammo negli anni successivi ben altre 9 volte. E ogni volta, come durante la prima, visitammo il centro, apprendendo sempre cose nuove sulle ricerche che lì venivano effettuate.